Jingle Spot. Il Tribunale delle Romane, Rete Oro, Canale 18, tutti i venerdì sera. Per me, anche se è partita non benissimo, perché insomma il Genoa ha fatto capire subito che sarebbe stata una partita vera. Quindi non avrebbe concesso molto alla Roma, c'è stato qualche errore difensivo iniziale, poi il gol di Salah che ha messo la partita nel verso giusto e poi di nuovo è andata a subire gol, però poi c'è stata la reazione giusta che è venuta con l'ingresso in campo del capitano, una cosa che ci piace sottolineare, perché anche se questa volta non è stato proprio un ingresso così d'impatto come le precedenti, beh, comunque poi mette sempre la firma, lui mette non si fa mai mancare, soprattutto fa paura agli avversari, sì. Cioè io ho notato questa cosa proprio, che non solo porta i suoi uno spirito in più, ma anche gli avversari iniziano a temerlo veramente tanto, hanno paura delle sue giocate, giustamente, perché insomma ci sono anche dei numeri che oggi ho messo in evidenza, che insomma nelle ultime 5 partite in cui è tornato protagonista ha segnato un gol ogni 26 minuti. Insomma non so se è un dato confortante. Ecco, vuol dire facciamolo giocare sempre 26 minuti, va bene così. No, io continuo a cavalcare una battaglia che Ubaldo non condivide. Io lo allenerei, se io mai avessi la capacità, per quel minutaggio là. È inutile che gli faccio fare un allenamento per un'ora e mezza, se poi tento... Tu dici che non esiste sta cosa, vabbè. No, esiste allenamento di un'ora e mezza per arrivare a quella qualità che lui mette in campo per 20, okay. 25 e mezz'ora. Tu sai che quando parliamo di calcio... Sì, anche Strootman oggi ha detto in radio che l'allenamento deve essere più difficile della partita. Cioè tu devi andare in partita pensando di star facendo una passeggiata rispetto a quello che è la... Di quello che hai svolto durante la settimana. Quindi è giusto allenarsi 2 ore con una grande intensità per poi fare una partita di 90 minuti. Normale. Erika, stamattina tra i miei migliori in campo ho messo il professor Mariani per quel giocatore che ci ha restituito. Hai fatto benissimo, no, veramente. Strootman, penso che un po' tutti ieri eravamo con un'attenzione particolare sul giocatore, perché siamo andati a vedere i contrasti, se ci metteva la gamba, e lui ha fatto tutto come gli altri giocatori. E ha detto anche una cosa meravigliosa secondo me stamattina, perché ha detto: io faccio come gli altri, ma faccio anche di più degli altri per vincere, perché mentre gli altri magari hanno il tocco, la cosa, la magia come Totti, lui invece ha quella grinta in più che vuole portare in campo per vincere, ed è un carattere che veramente mette in mostra a parole, ma soprattutto poi lo trasmette anche agli altri. Cioè, quando è andato a ringhiare sì. Quanto gli voleva mangiare il cuore, Rincon. Quanto è mancata questa cosa, perché comunque non è che si è vista molto quest'anno, e invece forse è proprio quello che vuole Spalletti, vuole vedere tutta questa rabbia, questa voglia di crederci fino alla fine. E in più ieri secondo me c'è stata anche una prova tattica, diciamo, in vista della prossima stagione, perché penso che Spalletti magari abbia voluto testare Strootman in particolare in vista della prossima stagione, ma anche magari un Nainggolan avanzato, proprio perché Strootman, il ritorno di Strootman glielo permette, gli potrebbe consentire. Beh, sì, poi questa la dovremmo accompagnare un pochino più nello specifico, la storia di Nainggolan. www.pronosticoonline.com. tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto, inoltre Help Serie A, Help Premier League, Help Liga, Help Bundesliga, tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita, per passare alla cassa. Su pronosticoonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticoonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente.